I ricordi riempiono gli occhi, tornano sempre, madre. Le paure sempre le stesse, come se non crescessi mai, padre. L'amore entra a porte chiuse e cambia il mondo dal giorno, dal momento in cui la luce ha vinto l'ombra, ma poi il ricordo si fa lieve e tutto il buio entra negli occhi e mi allontana da te. Le paure sempre le stesse, tornano i miei buchi d'amore, madre. Inciampo, cado e mi rialzo e inciampo ancora, confesso tutto e le
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo i nostri debiti. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
mezza stazione. Gesù cade la prima volta. E adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge.
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Volte che con la nostra indifferenza feriamo i fratelli, Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che per paura di esporci non siamo testimoni della verità, Signore, pietà, pietà di noi. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Stazione. Gesù cade per la seconda volta. E adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Io
io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la spercia della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sferrato le mie vie, con blocchi di piedi, ha costruito i miei sentieri, mi ha spezzato con la sabbia i denti.
fraternamente un invito, tanto raccoglimento. Non stiamo facendo stasera uno spettacolo, stiamo vivendo un momento della nostra fede, così come deve essere la fede di ognuno di noi ogni giorno, dovunque si trovi, qualsiasi problema debba affrontare. Accoglieremo Gesù, lo vedremo cadavere, però è vivo, è operante e vuol fare qualcosa di grande nel nostro cuore. Accoglieremo la Madonna, ha una spada che la trafigge nel cuore. Miei cari fratelli, questa mamma celeste la dobbiamo trattare con maggiore riguardo, con tanto amore, accogliere volentieri i suoi consigli. Santa Vergine Maria, per quanto peccatore io sia, tu sei sempre la madre mia. Gesù, di te mi fido, Gesù, a te mi affido, Gesù, confido in te. Ecco, la processione fa l'ingresso qui, in questo atrio, un grande atrio, dinanzi alla Chiesa Cattedrale. Salutiamo anche San Giuseppe, quel giorno dal cielo chissà quanto, in qualche maniera ha sofferto, vedendo che chi aveva custodito in vita stava tanto soffrendo e ha tanto sofferto. Lo preghiamo perché sia vicino anche a voi, alle vostre famiglie, alle vostre necessità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salutiamo con una salve Regina la Madonna. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Gesù, di te mi fido, Gesù, a te mi affido, Gesù, confido in te. Caro Gesù, pensaci tu.
Gesù, di te mi fido. Gesù, a te mi affido. Gesù, confido in te. Caro Gesù, pensaci tu. È entrato ancora il gallo. Ci ricorda il tradimento di un amico, di un amico di Gesù, di un grande amico di Gesù, il tradimento di Pietro. Prima che il gallo canti tre volte, tu mi avrai rinnegato. Una spada poi toccherà il cuore di Pietro e, incontrando Gesù, non può non chiedergli perdono col cuore e piangerà per sempre il suo peccato. Ricordato un momento importante dalla vita di Gesù, ma anche dalla mia vita e dalla nostra vita. Quando il mio corpo morrà, fa che possa la mia anima portare a te nella gloria del cielo. E se oggi contempliamo i dolori di Gesù, la morte di Gesù, i dolori della Madonna, io penso che dentro di noi ci debba stare anche questo salto di qualità. E questo pensare all'avventura finale che vivremo, la vivremo bene se con noi c'è proprio Lui, Gesù, che ci accoglie, se c'è proprio Lei, la Madre Santa, che accanto facci prendere la nostra anima per presentarla al trono di Dio. È passata precedentemente la Veronica col velo col quale ha ripulito il volto di Gesù e ha asciugato tutte quante le sue lacrime ed anche i suoi sudori di sangue. Pensiamoci, se viviamo bene la sofferenza, anche a noi sarà concesso che il volto di Dio si imprime nelle nostre persone. Accanto a me, qui a fianco destro, al mio destro, alla mia destra, c'è la croce. È il simbolo, è il segno e l'oggetto sul quale Gesù ha consumato il suo tempo, le sue ultime ore. Ripensiamo, la croce, inchiodato, col capo coronato di spine, col corpo flagellato, con una spada che poi trafiggerà il cuore e da quello scrigno d'amore che è il suo cuore scaturirà l'ultima briciola di sangue e l'ultimo è un po' di acqua, un po' di umido. Miei cari fratelli, Gesù ci ha amato fino in fondo.
arriva Gesù, scortato. Quanto sarebbe bello se in questo momento facessimo ressa, ma glielo facciamo col cuore e gli mandiamo un bacio affettuoso per dirgli la nostra riconoscenza per il sacrificio che ha compiuto per noi, per l'amore che ci ha portato, per l'amore che ci porta, per la fiducia che ha ancora in noi nonostante le nostre tante debolezze e i nostri tanti peccati. Amici, è il momento in cui, concludendo questa processione, sentiamo il bisogno di avere una parola forte e incisiva, perché la mia vita non è come il Signore la vuole, la vostra penso che sia nelle stesse condizioni di me, non siamo per quel che dovremmo essere. E allora, contemplando lo sguardo sofferente di Maria, il corpo adagiato sulla bara di Gesù, vedendo anche i simboli della passione, ascolteremo una parola di saggezza e di vita che possa scendere nelle profondità del mio cuore, nelle profondità del vostro cuore. Ci parla Don Gianni Carozza, parroco di San Marco. Carissimi, l'evangelista Giovanni nel suo Vangelo dice che Gesù, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. E potremmo dire che la croce in qualche modo è la fine. In che senso però? Nel senso che Gesù ha dato tutto se stesso fino al culmine, fino a dare tutto. E quello che però caratterizza ovviamente tutto questo è l'amore. Giovanni dice che è l'amore di Gesù che lo spinge a dare tutto. Tutto è evidentemente quindi significato in questa parola, amore. È stato bello questa sera ripercorrere per le vie della città con la processione un po' quello che è il percorso probabilmente che anche Gesù ha fatto nel momento in cui è salito al Calvario. E mentre percorrevamo un po' le vie della città, pensavo a quello che anche Gesù ha vissuto in quel momento. Oggi dicevo in parrocchia alla gente che Gesù in quel momento viene maltrattato. Gesù viene insultato, Gesù viene deriso. Non c'è vigliaccheria più grande che prendersela con uno che è indifeso. Urlare, insultare, deridere uno che non si può difendere. E Gesù, nel momento in cui sale al Calvario, è proprio questo. Un agnello condotto al macello, un indifeso. Evidentemente la figura di Gesù ci ricorda quanti ancora oggi vivono il Calvario nella loro vita. Eppure, dicevo anche quest'oggi ai fedeli in parrocchia, è bello vedere come questo cammino è sempre segnato dalla presenza discreta, bella, di alcune persone che sono di conforto e sono di aiuto, sono di consolazione. Pensiamo alle donne, pensiamo a Maria che anche in quel momento partecipa
alla vita di suo figlio. Pensiamo al Simone di Cirene di turno, di cui tutti abbiamo un po' bisogno. Chi è Simone di Cirene? Se ci pensate bene, Simone di Cirene è il vero discepolo. È colui che appunto porta la croce dietro a Gesù, dice Luca. È colui che si trova al momento giusto a portare la croce. Carissimi, la croce molte volte ci schiaccia. La croce molte volte, noi sacerdoti lo ascoltiamo, soprattutto in questi giorni nelle confessioni, per molti di voi è pesante. Ma la croce è stata pesante anche per Gesù. Nella Via Crucis noi ricordiamo che per ben 3 volte Gesù cade sotto il peso della croce. 3 volte sta ad indicare un numero, direi, abbastanza perfetto, un numero che evidentemente indica perfezione. Gesù è caduto anche lui sotto il peso della croce. E questo ci dà conforto, questo ci dà grande consolazione, perché ci ricorda che anche a noi qualche volta questa croce può essere troppo pesante, anche per noi la croce può qualche volta essere qualcosa di insopportabile, anche noi qualche volta possiamo cadere. L'importante è rialzarsi, l'importante è far sì che si prosegua sempre verso il Calvario, si prosegua sempre verso la meta. E la meta, non dimentichiamolo mai, non è mai però il sepolcro, la meta è sempre la risurrezione. Anche nel momento più buio, anche nel momento in cui si fa più fatica, il cristiano è sempre chiamato a guardare oltre, a dare speranza, a dare fiducia. L'augurio che possiamo farci è di essere un po' anche noi, in questa nostra cittadina, cirenei, gli uni degli altri. Qualche volta potremmo essere noi a portare una croce troppo pesante, e preghiamo quest'oggi il Signore Gesù morto perché non ci faccia mancare quei cirenei della gioia, non ci faccia mancare quei cirenei necessari che ci possano rialzare e che possano aiutarci a portare la croce. Allo stesso tempo chiediamo al Signore Gesù che anche noi possiamo essere questi cirenei, nel momento in cui ci accorgiamo che accanto a noi qualcuno è appunto oppresso, qualcuno di noi è appunto appesantito da una croce che non riesce a portare da solo. Quest'oggi, mentre preparavo un po' l'omelia in parrocchia, ho ricevuto un messaggino molto bello di un mio amico sacerdote. È un testo di Don Tonino Bello, che probabilmente molti di voi conoscono. È stato vescovo a Molfetta e ha vissuto una croce molto grande nella sua vita, perché ha dovuto sopportare un brutto male, che è appunto il cancro, la malattia, che ha vissuto però con grande fede, con grande fiducia. Scrive Don Tonino Bello: nel Duomo Vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito. Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce,
non solo quella di Cristo. Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono. Non ti disperare, madre dolcissima, che hai partorito un figlio focomedico. Non imprecare, sorella che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che invece del pane sei costretto ad ingoiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti e tu sei rimasto sempre a terra. Coraggio, la tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre collocazione provvisoria. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. È il terreno di questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio, fratello che soffri, c'è anche per te una deposizione dalla croce. Coraggio, tra poco il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. Su questo messaggio così importante e così valido, la mia croce e la vostra croce hanno una collocazione provvisoria. Eccoci, aiuterà il coro in un momento di riflessione e poi pregheremo insieme. E vogliamo affidare al termine di questo momento anche le intenzioni che portiamo con noi nel nostro cuore al Signore, in particolare il Venerdì Santo. La Chiesa fa la sua preghiera universale, presenta durante l'azione liturgica ogni tipo di intenzione. Innanzitutto vorrei pregare per la Chiesa, perché sia sempre santa, perché sia sempre fedele al messaggio di Cristo, al messaggio del Vangelo, e perché sia credibile
in questo nostro tempo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per tutti i pastori della Chiesa, in primis per il Papa, poi per tutti i vescovi, in particolare per il nostro vescovo, perché siano guide sagge, perché siano sempre ispirati alla sapienza che viene dall'alto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo ancora per tutte le persone che soffrono, per quanti sono malati, per quanti vivono di situazioni di solitudine, per quanti ancora oggi vivono nell'emarginazione, perché possano trovare sempre accanto a loro cirenei buoni e disponibili. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per quanti ci governano, per quanti hanno responsabilità nel nostro governo nazionale, regionale, cittadino, perché anche loro possano sempre custodire quanti loro sono affidati con verità e con giustizia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E infine preghiamo per tutti i nostri defunti, per quanti ci hanno lasciati prematuramente a motivo o di incidenti o di morte improvvisa, o perché il Signore ha chiamato a sé per malattia, perché il loro ricordo ci sia sempre di esempio, perché la loro memoria ci spinga a una vita più giusta e più santa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E nel silenzio presentiamo al Signore anche tutte le altre intenzioni, quelle che rimangono inespresse, ma che il Signore conosce e che certamente accoglie nella sua bontà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Prima la preghiera conclusiva di Don Gianni ed ora la benedizione con la reliquia della Santa Croce. È un pezzetto di quella croce sulla quale Cristo ha consumato il suo sacrificio. Deponete ogni vostra sofferenza, ogni croce che è provvisoria, affinché in essa possiate trovare la via della redenzione, della purificazione, della santificazione. Preghiamo. Scenda, Signore, la tua benedizione su questi tuoi figli che hanno commemorato la morte del tuo figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora prendiamo la benedizione. Ce la dà Don Antonio Totaro, il nuovo parroco della Madonna del Sabato Santo. Chinate il capo e fate un segno di croce. La nostra città è stata benedetta, non soltanto noi. E il passaggio questa sera delle immagini della Madonna addolorata e del Cristo morto non è stato un passaggio casuale, né un episodio che termina con questa celebrazione. Deve essere qualcosa di permanente, come mi sono permesso di dire in qualche altro anno, io che Gesù fosse in casa con noi,
in città con noi, nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti di lavoro, dove andiamo a spendere, dove ci ritroviamo per divertirci. Gesù deve essere colui che abita nel mio cuore, abita dovunque io sono, e qualsiasi fratello che in qualche maniera ci accolga con la certezza che ha incontrato un amico, un cireneo della sua vita, qualcuno che lo può aiutare a guardare lontano, oltre le croci provvisorie, verso la residenza finale. Per me quest'oggi è la 53esima processione del Venerdì Santo che faccio. Potrebbe essere anche l'ultima, sia fatta la volontà di Dio. Ma il messaggio che vi consegno è semplice. Gesù è con noi, contemporaneo, e in qualsiasi momento condivide la nostra esistenza. Diciamogli grazie. Lodata sia col cuore la croce di Gesù, mio Redentore, la croce di Gesù, mio Redentore, lodata sia col cuore la croce di Gesù, mio Redentore, la croce di Gesù, mio Redentore. Il coro ci accompagnerà col canto, però mi piacerebbe stasera, forse la prima volta che lo faccio, scambiamoci tutti un segno di pace. Dinanzi a Cristo che ha donato la sua vita, ci fosse anche qualcosa che ci turba nel cuore nei confronti dei nostri fratelli, è il momento in cui ci sentiamo tutti riappacificati. Scambiatevi un segno di pace. Oh.
ringraziamo tutti quelli quali hanno partecipato, dalle autorità al tutti chi è presente e quanti hanno partecipato alla nostra missione, collaborazione per il buon andamento di questa processione che resta un momento della nostra città. A tutti gli auguri cari, Santa Pasqua di tutta Cristo.